Questa è la porta per l'inferno. Ma di cosa si tratta? Per capirlo dobbiamo spostarci a Darvaza, in Turkmenistan, dove c'è un'area ricca di gas. Nel 1971, quindi poco più di 40 anni fa, una compagnia di ricerche petrolifere stava trivellando il suolo alla ricerca di idrocarburi. Ma proprio sotto i loro piedi c'era una gigantesca caverna ricca di gas che ad un certo punto crollò sotto di essi, ingoiando le macchine e il campo dei geologi che stavano lavorando. Si formò così un avvallamento di grandi dimensioni. In pochi minuti raggiunse un diametro di circa 70 metri. Il gas presente prese fuoco, o gli venne dato fuoco, e da allora non ha smesso di bruciare. All'inizio si sperava che il fuoco avrebbe smesso di lì a pochi giorni, ma da 40 anni a questa parte non c'è stata tregua. Nessuno sa quanto gas è bruciato e nessuno sa per quanto tempo ancora la porta per l'inferno, come è chiamata la voragine di fuoco, continuerà a bruciare.